Love me tender, love me sweet. Allora ragazzi, eccoci qua. State a vedere, P2, P2 non sta con l'Eda, sta con un'altra. Questa è Topazia. L'Eda non si sa, l'ha lasciata, questa sbroccato. Pare che sta frequentando, insomma, pare che stia lontano, insomma, pare che sia nel califfato. Va bene? Ma è tutta colpa di Piddu che l'ha lasciata, che ha spezzato il cuore. No, ha incontrato questa, è stato pazzo, da quel giorno, incredibile. Questo, guarda ragazzi, questo è amore che strappa i capelli di testa. Proprio se stanno a magnà, sono due cannibali. Vabbè. Beati loro, Piddu mi ha chiesto la casa, si è ficcato qua dentro, si è messo nella mia stanza. Io devo dormire nell'altra stanza, sul lettino, e che devo fare? Sono giovani, sono ragazzi. E d'altra parte il tempo mio è finito, mai che mi è rimasto il quartino a Castro de Vosci. Allora, dicevamo, l'estate sta cominciando e non ci si capisce una beneamata fava, un vero casino. Renzi che si è messo al sampo la voce con la Germania, chi gli crede, chi non gli crede, chi dice lo sta a fa apposta perché può andare alle elezioni dopo aver fatto la legge elettorale. Ci stanno questi da sinistra sinistrata che vogliono fare il referendum contro il fiscal compact, però non osano dire fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea. E si capisce, insomma. Il movimento Beppe Grillo di 5 Stelle, cioè quello sta evaporando con una velocità che voi secondo me non immaginate. Il movimento 5 Stelle sta evaporando, proprio letteralmente evaporando. È finito. E sono pronto a scommettere su questa cosa. Beppe Grillo e Casaleggio hanno deluso le aspettative di migliaia e migliaia di attivisti che avevano creduto in loro e in qualche modo, pur non condividendone completamente le posizioni, però li hanno spinti davanti alle ambiguità, alle incertezze, alle attese, addirittura alle prese di posizione non condivisibili per niente del Movimento 5 Stelle e alla pochezza, diciamo, politica, naturalmente, di tanti rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che una pochezza che denuncia il fatto che Beppe Grillo e Casaleggio non abbiano costruito una scuola di partito, avrebbero potuto e dovuto farlo invece di restituire i finanziamenti per fare il beau geste. E quindi, insomma, per chiuderla, tagliar corto, il Movimento 5 Stelle evaporerà e lo vedremo alle prossime elezioni, tornerà a quella che è la sua percentuale, diciamo, naturale, che è intorno al 12-14%, non di più. Quindi è plausibile l'ipotesi che, approfittando anche del riflusso del Movimento 5 Stelle e con una legge elettorale fatta su misura per le sue esigenze, che Renzi possa fare il colpaccio presentandosi alle elezioni a primavera prossima e assicurandosi così il diritto di governare per 5 anni. E a quel punto sono veramente guai per tutti. A quel punto i tagli arrivano. E probabilmente, come sostengono parecchi, e io sono d'accordo con loro, Renzi alzerà il tono della polemica. Siccome poi la gente è pochissimo per niente informata, basterà vedere Renzi che fa un po' il cipiglio duro con i tedeschi cattivi, con la Merkel e con le banche, per cui gli italiani moltissimi gli crederanno e quindi può darsi che questo progetto, questo piano vada in porto. E noi che ci possiamo fare? Noi non ci possiamo fare assolutamente nulla. È inutile prendersela con la sinistra, chiamiamola ormai extraparlamentare di fatto, perché è inutile. È inutile perché delle due l'una: o non hanno capito la situazione, e allora, quelli che non hanno capito vuol dire che sono persone che hanno fatto carriera a sinistra perché hanno fatto gli opportunisti, oppure
capiscono ma non gli conviene capire, e anche questi sono degli opportunisti di cui possiamo dimenticarci. Ma poi c'è una piccola percentuale di persone a sinistra che secondo me ha capito benissimo, ma si sta muovendo con molta accortezza. Perché? Perché la politica è una cosa diversa dall'accademia. E nelle polemiche accademiche vince chi dice la verità, e in qualche modo le polemiche hanno un riscontro oggettivo. In politica la cosa più importante per un leader è non perdere il contatto con quelli che gli stanno dietro. Per cui se tu a un certo punto vedi come stanno le cose, ma ti rendi conto che chi ti sta intorno, chi ti segue, non è in grado di capirti, e tu devi rallentare e magari ingaggiare una battaglia secondaria, inutile, sostanzialmente fasulla, come quella del referendum sul fiscal compact. Per cui è facile giudicare e attaccare questa iniziativa se non si fa questa riflessione. Ok? Poi può darsi pure che invece questo referendum sul fiscal compact sia una presa in giro, un diversivo, un modo per questi leader della sinistra, chiamiamola extraparlamentare, per continuare a fare i pesci in barile. E questo comunque con il tempo lo capiremo. Però c'è anche questo elemento che va considerato. E dicevo, noi che possiamo fare? Guarda come si baciano questi, oh, mazza, apiddu, sto pazzi, caruccia, mazza, una ventola. Dicevo, che possiamo fare noi? Possiamo fare niente, non possiamo fare niente di decisivo nel breve periodo, questo non ci sono dubbi. Però quello che noi possiamo fare, ed è l'unica strada che c'è rimasta e c'è poco da fare, è metterci in testa che c'è una battaglia di medio-lungo periodo, più di lungo che di medio, da portare avanti, raccogliere le persone che hanno la forza d'animo di mettersi su un cammino impervio e lungo, organizzarle e cominciare a puntare non ad abbattere questo sistema dall'oggi al domani, vincere le elezioni magari con delle alleanze, dei giochi, delle alchimie impossibili, ma fare i primi passi. Uno, se vuole fare un lungo viaggio, deve fare il primo passo, e il primo passo è cominciare a costruire un partito popolare, sovranista, dal basso. Che significa dal basso? Significa un partito nel quale la classe dirigente è selezionata dal basso e non dall'alto, perché oggi tutte le organizzazioni politiche e sindacali hanno una dirigenza che di fatto è selezionata dai ceti dominanti. Noi dobbiamo tornare ad una situazione normale in cui il popolo seleziona la sua classe dirigente. Bene, questo partito, o meglio questi partiti che devono rinascere dal basso, devono organizzarsi e cominciare a partecipare a qualche tenzone elettorale, fosse pure delle comunali, delle regionali, magari tentare, se è possibile, di presentare una lista pur sapendo di non avere praticamente possibilità alle eventuali elezioni di primavera prossima. Magari si riesce a superare il quorum per una miracolosa congiuntura stellare, chi lo sa, eh? Questo è il primo passo, cominciare ad entrare nelle istituzioni attraverso il percorso elettorale, avendo alle spalle un partito o dei partiti che siano delle macchine da guerra politiche, per usare un'espressione infelice di tanti anni fa usata da Occhetto, che però usò quella espressione nel momento in cui stava smobilitando la macchina da guerra della sinistra. Noi invece dobbiamo ricostruirla, questa macchina da guerra politica. Qualcuno potrà dire, ah, ma tu allora sei per la via elettorale. No, la via elettorale è una strada, l'altra strada ovviamente è quella di stare in mezzo al popolo e conquistare la fiducia del popolo. E questo è un elemento fondamentale. Perché è fondamentale? Perché la gente, le persone, è normale che non abbiano tempo e spesso neanche la cultura, le capacità per seguire tutti i dettagli della complessa vicenda politica ed economica che riguarda i loro interessi. E allora si devono fidare di qualcuno, e si fideranno di un partito se coloro che fanno parte di questo partito sono persone di comportamenti, dai comportamenti specchiati, dai comportamenti inattaccabili.
Questo è un elemento fondamentale. Costruire il partito del popolo o i partiti del popolo dal basso significa selezionare persone serie dalla vita specchiata, non una vita codina, ovviamente. Non voglio fare dire che uno che fa il politico e difende gli interessi del popolo deve essere un bacchettone, ma deve essere una persona seria, e su questo ci siamo capiti, va bene? Pidu, per esempio, anche se è innamorato follemente di Topazia, è una persona seria, va bene? Tanto per capirci. Bene, io vi saluto, tra un po' questi se ne vanno, me lasciano solo, e io me ne sto qua sul terrazzo col quartino, che devo fare? Questa è la vita, signori. Vi saluto, faremo un altro video con l'amico Claudio fra qualche giorno per salutarvi come Calimeros. A noi ci piace fare queste cose, fare questi video, siamo due vecchietti e non abbiamo niente da fare, a parte che tira a campà. Non è vero? E poi penso che per un po' di tempo ci sentiremo veramente di meno, perché me ne vado un po' al mare. Buonanotte a tutti.